Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo appuntamento consueto mensile con la rubrica In My Mailbox, dove faccio vedere i libri che ho ricevuto dalle case editrici e quelli che mi sono comprata da sola con i soldini dei miei, giustamente perché ancora siamo a questa fase, allora sto cercando anche lavoro quindi. E eccomi, adesso sono qui, ve li mostro. Comincio con quelli delle case editrici. Allora, prima di tutto sono arrivato The Returned di Jason Mott. Eccolo qui, in edizione brossurata. Io però in edicola, sì, in edicola, scusate, in libreria l'ho visto in edizione con la copertina rilegata. Vabbè, qui non so, noi ci è arrivato così, ho visto anche altre ragazze, blogger che collaborano con l'Harley Quinn Mondadori, prezzo 16 euro, edizione brossurata, è anche più comoda da leggere e spero di farlo presto perché ho tantissimi libri da leggere ancora. Ok, poi. Eccolo qui, The Prey di Andrew Fukuda, arrivato dalla casa di Gil Castoro. È il seguito di The Hunt che non ho, quindi devo comprarlo. Se cerco di inserirlo nella lista dei libri che vorrei ricevere a Natale come regalo, e intanto è il secondo, quindi spero ovviamente di ricevere il primo. Poi Shadows, il prequel di Obsidian, eccolo qui, 12 euro, proprio sottilissimo che si legge in un'ora e mezza neanche, e conto di farlo per il fine settimana e di fare anche una mini recensione scritta sul blog. E molto probabilmente credo di farlo anche tramite la video recensione sul mio canale. Ok, un attimo, altrimenti crolla tutto. Ok, tre libri da parte di tre case editrici e quattro mi sono presa io. Allora, il primo vi faccio vedere, vabbè, il richiamo del cuculo. Ecco, sono quasi alla fine, come potete vedere dal segnalibro, e non so se faccio in tempo per la fine di questa settimana a fare la video recensione, ma slitta alla prossima sicuramente. E è meraviglioso. Lo stile di Ezio Aggiò è inconfondibile e è molto ma molto intrigante, però nella video recensione vi dirò meglio, anche perché sono curiosa di sapere chi sarà l'assassino. O assassina, perché non si sa se è ancora un uomo o una donna. Poi mi sono presa giusto la settimana scorsa La custode degli spiriti di Melissa Marr a 9,90 euro. Eccola qui, della Fazi. Io avevo letto la saga, i primi tre libri della saga di Wicked Lovely e mi era piaciucchiata abbastanza. Ecco, non è che sono andata matto. Ho fatto la video recensione del primo libro e potete vederla tranquillamente nel mio canale scorrendo tutti i video che ho fatto. Però la trama è molto intrigante, secondo me, e ho deciso di dargli una possibilità, soprattutto anche per il prezzo, 9,90, quindi accettabilissimo. Poi, finalmente è uscito Il linguaggio segreto dei fiori. Eccolo qui. Questo, finalmente, io era da tantissimo che desideravo prenderlo, e finalmente 9,90, e la copertina ho scoperto presenta sempre un fiore diverso, quindi ci può stare un tulipano. Qui ho trovato un narciso, nuovi inizi, e io me lo auguro perché ho tanti nuovi progetti, tante nuove prospettive per la mia vita futura. Quindi, guarda caso, scelta proprio a caso questa copertina, narciso che significa nuovi inizi, e così infatti sta succedendo. Ecco, quindi sono molto contenta e finalmente felice di poterlo leggere anche in edizione economica. Poi ho dimenticato un altro libro che sta lì sulla mia scrivania, che ho preso insieme al Segreto della Notte, eccolo qui, che è L'ultimo angelo, il quarto capitolo conclusivo della saga di Nora e Patch di Becca Fitzpatrick, di cui ho letto il primo libro e mi è piaciuto tantissimo. L'avevo preso con lo sconto del 25%, ve l'avevo già mostrato però nel video degli sconti e delle novità in libreria in questo mese, quindi lo potete vedere lì. E l'avevo preso finalmente insieme al Segreto della Notte, il seguito del Segreto del Bosco, meraviglioso. Ho fatto anche la video recensione, la potete guardare tranquillamente qui nel mio canale. Questi sono stati gli acquisti di questo mese, quindi cioè, mi sono contenuta, abbiamo 4-5 libri, ecco, l'ultimo dell'angelo ce l'ho di là, lì, proprio lì sopra la scrivania, e mentre di fuori è tutto bianco perché qui ha nevicato abbondantemente, però si sta sciogliendo tutto perché c'è anche la pioggia, quindi ok. Però ho immortalato, ho fatto una foto così giusto per ricordare sul mio profilo di Facebook.
soddisfattissima delle nuove entrate libresche per quanto riguarda le case editrici, veramente molto molto soddisfatta. The Ante spero che mi venga regalato a Natale. E niente, prossime video recensioni, assolutamente Il richiamo del cuculo. E prossime letture, indecisissima perché ho voglia di leggere tanti libri, però io più di 2-3 in contemporanea non ce la faccio. Devo finire, ma sono rimaste poche pagine sul Kobo del libro di Silvia Reynard, Gabriele Inferno, e pochissime pagine in cartaceo di Io prima di te, che ce l'ho qui. Eccolo, poche pagine, che conto di leggerle entro domenica questa, perché voglio fare assolutamente anche la video recensione di Io prima di te, perché è una storia meravigliosa. Cioè, il legame che sta nascendo tra Will e Luisa è particolare, perché lui è tetraplegico e lei lavora come badante, lo porta a spasso, gioca, lo fa guardare un film, gioca a carte, ecco, gli tiene compagnia, una specie di dama, ecco, dama da compagnia. E però sta prendendo una brutta piega perché Will ha deciso una determinata cosa. Io non faccio spoiler, però so già che alla fine del libro piangerò come una fontana. Non vi dico niente perché voglio fare la video recensione di Io prima di te e del richiamo del cuculo sicuramente. Oggi esce La ragazza di fuoco, il secondo capitolo della saga di Hunger Games, e sono indecisa se andarlo a vedere e poi leggere il libro, perché il libro non so se è tra le mie prossime letture, perché voglio leggere assolutamente Città di vetro, il primo libro del semplicissimo scrittore Leonardo Padrignani, che è Multiversum. Sul Kobo ho tanti libri da leggere e in cartaceo lo stesso, lasciamo perdere, quindi ecco, sono indecisissima tra tante letture che voglio fare, però io più di 2-3 libri, come ho detto prima, non riesco. Quindi appena termino il libro di Silvia Reynard, che è Gabriel's Inferno, appena lo termino, non lo so, c'ho l'imbarazzo della scelta, però sono contenta, sto già seminando per tutta casa la wishlist, perché a Natale spero di ricevere almeno 3-4 libri almeno dai miei, e ben venga anche suocera, parenti, fidanzato, io intanto butto là con la speranza di ricevere qualcosa. E poi, se Dio vuole, ovviamente a Natale, qualche giorno dopo, vi faccio vedere quello che ho ricevuto. Io, per quanto riguarda i regali che farò, non ho, cioè, sì, ho le mie migliori amiche che però non hanno questa immensa passione per la lettura, però può essere che un libro ci scappa tranquillamente, però ai miei, il mio ragazzo, ai suoi genitori, tutte altre cose che libri, però vabbè, ci sta anche questo, no? Però se voi avete la possibilità di regalare libri anche a nipoti, fratellini, fatelo, perché non c'è cosa più bella che ricevere a Natale un libro che ti appassioni, che ti metti lì, lo leggi, lo sfogli, anche i bambini. L'altra volta, per esempio, stavo in libreria, stavo circa 2 ore e mezzo, proprio lì stai in pace, in grazia di Dio, c'era una bambina che era felicissima, aveva gli occhi che brillava, perché la madre l'aveva preso un libro di Geronimo Stilton, che erano quelli i regni della fantasia, oddio non mi ricordo, comunque quei libroni grandi che costano 36 euro più o meno, no, 36, 32, vabbè, comunque quelli che costano tanto, era felicissima perché aveva ricevuto il regalo, la mamma le aveva preso questo libro e era felicissima. Quindi voi regalate se potete, perché è la cosa più bella del mondo, secondo me. Ecco, vabbè, questo mi è molto chiacchiericcio, ho mostrato i miei acquisti. Se volete scrivere cosa avete comprato, cosa avete ricevuto per compleanno, non lo so, oppure anche regali a sorpresa, che i libri pure ricevuti a sorpresa sono la fine del mondo. Se volete scrivetemi, basta che collegate il vostro account con quello di Google+, fatelo, perché altrimenti non si ha più la possibilità di commentare. E per La ragazza di fuoco non lo so se andarlo a vedere, perché non so se riesco a leggere il libro, perché voglio continuare la saga di Nora e Patch, la saga di Cassandra Clare, la saga di Night School, cioè 7 miliardi di saghe, devo finirle, ecco. Quindi proprio questi sono i classici problemi da lettrice, però vabbè, l'importante è che ci sono loro a farmi compagnia e fanno passare delle ore stupende. Va bene, io vi ringrazio di cuore e ci vediamo prestissimo per le nuove video recensioni e video rubriche. Ciao a tutti, buone letture!